Non ricordo in quale video, ma una volta ho detto che i giapponesi sono una chiavica nel fare i fantasy. Biasimatemi se volete, ma è un periodo pessimo per quel genere e va interpretato per seguire i gusti del pubblico moderno. Sword Art Online ha stabilito un trend che non mi piace affatto e decuplicato il numero di serie in cui il garisto di turno entra all'interno di un mondo fantasy per diventarne il guerriero più figo e rispettato. Praticamente come Totti per la Roma. Per molte persone però il Viacente Re Zero ha rappresentato un fulmine a ciel sereno, mostrando per la prima volta un otaku vive il sogno di una vita scoprendo che non è esattamente come se l'aspettava. Vedete, io da Sword Art Online volevo questo, vedere come il protagonista si adattasse con le sue forze ad un mondo differente e capisse che quella forza l'avrebbe dovuta poi portare all'esterno, nel mondo reale, per poter combattere la sua vera battaglia. Ma ReZero è scritto da un macellaio con la passione per le ragazzine carine, per cui Subaru non ci capisce un cazzo, ama Emilia e vaffanculo. Se avessi scoperto prima Konosuba, però non sarei forse rimasto tanto deluso dall'imbroglio di ReZero, visto che era esattamente quel che chiedevo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Anime Manga Ita. Oggi non ho la faccia. Questo perché volevo provare un po' come è montare soltanto con le clip, vedere se funziona e non me lo strikano dopo 2 istanti come quello di Yuri on Ice. E quindi vediamo un po' come va. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link utili per seguirci. Il canale Telegram è molto raccomandato perché lì do tutte quante le informazioni utili. Tutte, 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 tutte. La pagina Facebook tra poco tornerà in attività, ho deciso di postarci un po' di più. Seguiteci perché stiamo andando verso la programmazione fissa, quindi tra poco penso faremo una schedule e vi presenteremo poi naturalmente il palinsesto di questa nuova stagione di Anime Manga Ita. Detto questo, sigla e poi passiamo al video vero e proprio. Il paragone ai vostri occhi non sarà del tutto giustificato, essendo Konosuba una serie comica e quindi lontana dai toni epici e più avventurosi che serie come Log Horizon o Sword Art Online vogliono restituire. Vi rivelo dunque una piccola verità. Konosuba è stato in questi mesi molto sottovalutato a livello di contenuti. La demenzialità travolgente dell'explosion di Megumin e delle altre gag nasconde l'acuta certezza che Sato rimarrà per sempre in quella città, non salverà il mondo e così come è stato uno sfigato nella vita reale, tale resterà nella nuova realtà in cui vive. Ad aiutarci a realizzarlo interviene la meravigliosa ending, concentrata sul tema cittadino. Sato e i suoi danno una mano agli abitanti, simboleggiando l'appartenenza del gruppo a quella dimensione. Il protagonista, infatti, durante il corso della serie si abitua sia alle strambellie delle sue compagne che alla staticità del vivere quotidiano e si integra all'interno della macchina, divenendone un ingranaggio. Riesce a compiere delle imprese notevoli, a salvare almeno la sua città, ma la sua condizione di emarginato non cambia, visto che dalla sua c'è sempre la sfiga. Sato rappresenta un tipo di protagonista che nei fantasy moderni è quasi impossibile trovare. Imbranato, nella media in tutto, è poco attraente per le sue compagne, praticamente l'opposto di Kirito, no? Da quando è comparso lo spadaccino nero fasullo, ci siamo dovuti adeguare a un marasma di personaggi belli e forti, in cui l'otaku medio col soldo pronto per il Blu-ray potesse rispecchiarsi attraverso la passione in comune per i videogiochi. L'obiettivo di queste storie è così diventato esaltare lo sfigato, trasformarlo in un eroe e inebetire lo spettatore con sogni di gloria ingannevoli e quasi dannosi. Reki Kawahara probabilmente non si è ancora reso conto dei danni che ha fatto, portando i suoi innumerevoli colleghi a uniformarsi e a dare voce alle proprie preferenze fatte di waifu e moe. Se lo stesso scrittore è un otaku senza speranze, come può essere la light novel in questione lontana da quei canoni che lui stesso adora? Siamo finiti in quest'ultimi anni in un ciclo onanistico veramente rivoltante, che ha portato il fantasy a trasformarsi da genere complesso e delicato a un insieme di elementi casuali privi di qualsiasi approfondimento. Anche un Danmachi, ad esempio, che è un fantasy magari più classico, ha imparato quella brutta lezione. ReZero può sembrarvi bello quanto vi pare, ma se lo scrive un macellaio con la passione per le cute girls, è naturale che da un incipit interessante in cui sembra esserci la possibilità di un ragionamento sul protagonista, venga fuori la solita banalissima storia del tipo che manda a fanculo la sua maturazione personale per le waifu, perché se non inneschi la solita snervante guerra tra girls, rischi di perdere lettori. Magari con Natsume Katsuki quindi il discrimine è stato il sesso, siccome è una donna e non voleva infilare il cazzo
cazzo nei suoi personaggi, ma minchia, ha scritto proprio quello che mi aspettavo da anni. Sato dopo tutto è un nit come lo è Subaru, ma a differenza sua capisce che per lui è l'ultima opportunità. Che una persona insignificante come lui può avere una vivalsa, dimostrare il suo valore, trovare un proprio posto in quel nuovo mondo perché quello precedente non ne aveva per lui. Attraverso l'esplosiva comicità di personaggi ridicoli e inverosimile, Konosuba critica l'otaku medio, bloccato nelle sue illusioni infantili, e quei tipi di serie che contribuiscono ad illuderlo ulteriormente. Per uno come me, che detesta con tutto il cuore quel tipo di serie e le considera un vero e proprio anacronismo, constatare la presenza di questi elementi nell'adattamento di una light novel è quasi incredibile. E lo è del tutto se ci aggiungiamo che è prodotto da un redivivo studio Dean. È bello ritrovare all'interno di una serie un personaggio con cui identificarsi, non lo metto in dubbio, ma perché uno come Sato non dovrebbe esserlo? Umanamente, avreste mai fatto la stessa scelta di Subaru decidendo di impegnarvi per Emilia perché l'amate, dimenticandovi totalmente di essere in un mondo che non è il vostro? O piuttosto come Kazuma vi sareste rassegnati alla morte dopo il secondo fallimento? Anche empaticamente, una persona che accetta i propri difetti e cerca disperatamente di migliorarsi è molto più forte di uno che fa 3000 volte gli stessi errori e persevera. Effettivamente, per me, Konosuba è riuscito in ciò che Red Zero ha ciccato. E oltre a essere una divertentissima serie comica, è anche il miglior ragionamento sugli isekai che io abbia mai visto. Il video si chiude qui, pischelli, sono a corto di immagini, quindi metto cose a caso. E niente, vi ricordo di guardare e condividere il video di Yuri on Ice che ho postato recentemente, che purtroppo non ha ricevuto i feed perché era stato segnalato proprio quando li stava mandando, quindi ha perso la possibilità di farlo, credo. E quindi guardatelo, condividetelo, fate sì che la gente sappia che è uscito, perché mi dispiace che non abbia molte visualizzazioni in quanto ho fatto un lavoro di ricerca che mi è sembrato abbastanza adeguato per il ragionamento che ho fatto, mi sembra un ragionamento abbastanza interessante. Poi ditemi che ne pensate di Konosuba, lasciatemi un commentino qua sotto, lasciatemi anche un mi piace se vi va, se non vi va, in realtà sono cose che aiutano, raga, aiuta sempre all'indicizzazione del video, quindi magari se lo fate è sempre una cosa buona per noi perché ci aiutate a crescere. E niente, vi lascio con questo video in ritardo e ci vediamo penso giovedì oppure direttamente sabato con la top degli anime. Dovrei riuscire a farla per sabato, ma è molto più probabile che la posti lunedì. See you, Space Cowboys!